Ciao, in questa puntata parliamo di astrofotografia. Spesso quando si sente parlare di questo genere di riprese si pensa a una strumentazione complessa, a tecniche difficili, ma soprattutto a una strumentazione costosa. Bene, quello che voglio farvi vedere in questa puntata è che l'astrofotografia si può approcciare anche con cifre assolutamente abbordabili e con la strumentazione che magari noi tutti abbiamo già in casa, o quasi. E non sto parlando di fotografare la Via Lattea con la fotocamera su treppiede con un grandangolo, sto proprio parlando di fotografare nebulose e galassie. Per di più lo faremo con tecniche di riprese semplici, con una strumentazione, come dicevo prima, abbordabile, poco costosa e anche facile da utilizzare, e soprattutto anche da cieli cittadini. Quindi, diciamo, nelle peggiori condizioni possibili. È chiaro che se passeremo poi a una strumentazione più dedicata, a una strumentazione migliore e soprattutto sotto cieli più belli, più bui, lontani dalla città, ecco che i risultati miglioreranno ulteriormente. Però quello che ci tenevo a farvi vedere è proprio che l'astrofotografia si può praticare con la classica fotocamera, un obiettivo davvero molto economico e pochi altri accessori, e direttamente dal giardino di casa, anche se abitiamo in città. Cosa utilizzeremo per fare questa ripresa? Bene, per fotografare gli oggetti celesti uno può pensare che serva per forza un telescopio. In realtà no, anche un normale obiettivo fotografico può essere perfettamente utilizzato. Ovviamente non sto parlando del classico grandangolo con cui si fanno la Via Lattea e poche altre foto del cielo notturno, qualche costellazione e così via. Servono focali un pochino più impegnative, 200, 300, 500 mm. Sappiamo però che in fotografia un bel teleobiettivo normalmente è anche un obiettivo abbastanza costoso. Allora sono andato a spulciare tra i negozi di fotografia dell'Interland milanese di Milano che trattano materiale usato e ho portato a casa questo obiettivo, un catadiottrico, un Tamron 500 mm f8, pagato da questo negozio che tratta materiale nuovo e usato di Milano per 50 euro, con tanto di garanzia. Quindi penso che sia una cifra assolutamente abbordabile un pochino per tutti. E soprattutto abbiamo un bel 500 mm per ingrandire bene i nostri soggetti astronomici. L'altra bella caratteristica di questi obiettivi a specchio, catadiottici, di cui ne abbiamo già parlato un pochino nel video come fotografare la Luna, che vediamo qua, hanno la bella caratteristica di non avere praticamente aberrazione cromatica, a differenza dei teleobiettivi a lenti, a meno che non siano molto costosi. Di contro sono poco luminosi e non hanno l'autofocus. Non avere l'autofocus in astrofotografia non è assolutamente un limite, anzi, permette magari una messa a fuoco ancora più accurata. Avere una luminosità massima pari a F8 invece può essere un pochino un limite, però tutto sommato con i sensori moderni riusciamo comunque a bypassare questo piccolo inconveniente. C'è da tenere conto anche che per l'ostruzione frontale di questo schema ottico dei catadiottrici, l'F8 teorico in realtà nella pratica si comporta più come un F11 quasi. Ma pur avendo un obiettivo così poco luminoso, vedremo che riusciremo a ottenere dei risultati assolutamente degni di nota. Corpo macchina. Corpo macchina adesso lo vedete montato su questa di 800E. È una macchina che ormai ha 10 anni, quasi 9, da quando è stata lanciata, che in ambito digitale è davvero un'eternità. Qualsiasi entry level moderna ha un sensore sicuramente con prestazioni superiori a questa. Però era giusto per farvi vedere come anche una macchina non per forza recentissima può essere utilizzata con profitto per l'astrofotografia. Quindi usiamo pure qualsiasi macchina digitale noi abbiamo in casa. Poi, aspetto fondamentale, dobbiamo fare in modo di compensare la rotazione terrestre per poter proprio fare delle pose un pochino più lunghe. Con un 500 mm, dopo anche 2 secondi, le stelle verrebbero strisciate perché la rotazione della Terra porterebbe ad avere dei trattini invece di stelle puntiformi. Come fare? Allora, bisogna trovare una soluzione per compensare la rotazione terrestre. La soluzione più semplice e più economica è dotarsi di un astro inseguitore. Nuovo si trova tra i 250, 300, 350 euro, ma se andiamo a spulciare nei mercatini dell'usato, anche questo lo possiamo trovare per 100, 150 euro. Nel nostro caso abbiamo trovato questo, un bell'astro inseguitore di quasi 30 anni fa della Vixen, molto robusto, però ancora assolutamente efficace ed efficiente per il nostro genere di fotografia. Non è altro che un accessorio da montare sul treppiede.
ha un cannocchiale che permette di stazionarlo in modo da essere il movimento parallelo alla rotazione del nostro pianeta e quindi di compensare la rotazione terrestre. È dotato di un motore che muove il tutto alla stessa velocità della rotazione terrestre, ma in senso contrario. Infine, questo astroinseguitore va montato su un treppiede. Ora, io mi auguro che tutti voi abbiate già un bel treppiede in casa, ma nel caso non lo aveste, ed è davvero un peccato perché qualsiasi altro genere di fotografia se ne avvantaggia parecchio, possiamo sempre cercare nei mercatini dell'usato e non è difficile recuperare treppiedi come questo. Questo è un Manfrotto 055 robustissimo, è tuttora in produzione, chiaramente negli anni è cambiato in estetica, in alcune funzioni, ma a livello pratico questo degli anni 80 è efficiente quanto quello moderno, ma questo si può recuperare davvero a poche decine di euro ed è un treppiede super stabile. Quello che serve quindi è solo questo: un treppiede, un astroinseguitore, una fotocamera, ma se state seguendo questo canale YouTube penso che già ne abbiate una, e un obiettivo di focale sufficiente. Io vi ho fatto vedere questo 500 mm catadiottrico che si può recuperare in tantissimi negozi di fotografia. Magari basta avere un po' di pazienza che ne arrivi qualcuno. Ma se avete già un telezoom, un 70-300 mm, un 70-200, un 80-200 mm, va bene lo stesso, è già un'ottima ottica. Quello che andremo a fare sarà quello di posizionare il treppiede nel giardino di casa. Ci monteremo sopra il nostro astroinseguitore, la fotocamera col 500 mm e vedremo le tecniche di ripresa, ovvero come mettere a fuoco con precisione, come puntare il soggetto e come far partire una sequenza di foto che poi andremo a montare successivamente in post-produzione per ottenere un risultato degno di nota. Tutto questo senza neanche l'uso di filtri anti-inquinamento luminoso, di intervallometri, di nessun altro accessorio. E adesso passiamo sul campo, quindi scendiamo in giardino e montiamo il tutto. A dopo! Abbiamo visto che abbiamo montato il nostro astroinseguitore sul treppiede, abbiamo già montato la fotocamera con il nostro 500 mm. Quello che c'è da fare adesso, prima di inquadrare il nostro soggetto, è avere una messa a fuoco precisa. Chiaramente, se vogliamo fotografare la galassia di Andromeda, che è molto debole, non riusciremo a mettere a fuoco sulla galassia, ma possiamo usare un astro comunque posto all'infinito, come in questo caso Giove, che è ben visibile questa sera. Quindi, facendo il fuoco su Giove e poi inquadrando Andromeda, saremo certi di avere un fuoco perfetto. Abbiamo ingrandito al massimo le view su Giove, sembra già a fuoco, ma se proviamo a modificare la messa a fuoco, ecco che vediamo che a un certo punto compaiono anche le lune. Eccole. Quindi qua abbiamo la certezza di avere il fuoco perfetto. Ora non toccheremo più la messa a fuoco e punteremo direttamente sulla galassia di Andromeda. Ora dovremo inquadrare il nostro target, la nostra galassia di Andromeda. Per farlo possiamo sfruttare le app che ci fanno vedere dove trovare la galassia. Ci sono tre stelline facilmente visibili a occhio nudo che ci guidano proprio verso la galassia. Una volta puntata possiamo bloccare gli assi e far partire il motore dell'astroinseguitore. Andiamo poi a impostare i parametri di scatto, mettiamo 30 secondi, che è il tempo massimo prima della posa B, perché vogliamo proprio evitare di usare intervallometri o comunque altra strumentazione, vogliamo fare solo le foto con la nostra fotocamera e l'astroinseguitore. F8 è il diaframma dell'obiettivo che è fisso e la sensibilità 3200 ISO per compensare l'apertura massima non particolarmente elevata dell'obiettivo. Tra l'altro è un catadiottrico, quindi questo F8 in realtà tende più a essere un F11 proprio per l'ostruzione che ha nello schema ottico. Poi, per evitare di a ogni scatto scattare nuovamente, sfruttiamo una particolarità delle Nikon, in particolare della Nikon D800, ma di tutte le Nikon moderne, quello di avere un intervallometro incorporato. Useremo l'intervallometro incorporato, quindi dal menu della fotocamera,
andiamo a selezionare riprese intervallate e andiamo a impostare un ritardo tra uno scatto e l'altro di 40 secondi o anche 35 secondi, in modo da avere 5 secondi per permettere alla fotocamera di salvare la foto. Diciamo di fare 999 foto, poi chiaramente la interromperemo prima e lo possiamo fare partire. Ecco, la fotocamera inizia la prima posa. E dopo il primo scatto possiamo vedere il risultato della foto. Vediamo già Andromeda in centro al nostro fotogramma. Chiaramente non è una bellissima foto, si vede la vignettatura tutto intorno. Di Andromeda comunque si vede solo il nucleo centrale, in realtà la galassia è molto più estesa, ma non dobbiamo preoccuparci perché adesso noi faremo davvero tante foto, 100 e più foto da sommare poi assieme per estrapolare proprio le parti più deboli. È proprio questo il bello dell'astrofotografia, che sommando tanti scatti singoli noi possiamo tirar fuori del dettaglio molto interessante. Adesso lasciamo scattare per questa serata la fotocamera e poi passeremo alla post-produzione. Come vedete, quello che abbiamo fatto è relativamente facile, quindi abbiamo montato l'astroinseguitore, l'abbiamo stazionato verso il polo nord, forse questa è la procedura più delicata, abbiamo messo a fuoco, altro aspetto davvero cruciale per un bel risultato, e poi abbiamo puntato il nostro soggetto e a quel punto faremo partire l'intervallometro e faremo una serie di foto che anche dalla periferia di Milano, quindi da un cielo particolarmente brutto, si riuscirà comunque a tirar fuori qualcosa di interessante, soprattutto con una strumentazione che, come abbiamo visto, è davvero alla portata di tutti, perché l'obiettivo ha avuto un costo irrisorio, l'astroinseguitore è una cifra tutto sommato modesta, ma poi se lo si sfrutta diventa un ottimo acquisto, e anche la fotocamera possiamo in realtà sfruttare qualsiasi fotocamera noi abbiamo in dotazione, quindi da un entry level a anche una fotocamera un po' vecchiotta, comunque si presta bene, perché anche il rumore, che magari può essere evidente a ISO alti come questi a 3200 ISO, sommando tante foto andrà a scomparire. E qua possiamo vedere alla fine della sessione tutte le miniature delle foto che abbiamo ottenuto, una parte, possiamo poi zoomare per vedere man mano la sequenza di foto. Abbiamo realizzato oltre 170 scatti da 30 secondi l'uno e adesso siamo nella parte di post-produzione. Abbiamo aperto il programma PixInsight. Uso questo perché ormai ho selezionato questo tipo di programma, che è davvero molto versatile, molto potente, ma nulla toglie che possiamo usare anche programmi gratuiti come Deep Sky Stacker oppure Image Plus, che è stato recentemente reso disponibile gratuitamente. Il processo che andremo a fare comunque è uguale sostanzialmente in tutti i programmi. In questo caso abbiamo uno script che permette di automatizzare tutto il processo di messa a registro delle immagini. Quello che dovremo fare è appunto caricare i lights, ovvero le foto che abbiamo realizzato. Quindi qua ho già tutte le mie immagini, vado a selezionarle tutte e le vado ad aprire. Ci mette un po' di tempo perché stiamo parlando pur sempre di diversi. Eccoli, sono arrivati tutti, quindi qua possiamo vedere tutte le nostre pose caricate. A questo, per migliorare un po' la resa, possiamo aggiungere i bias. Cosa sono i bias? I bias sono delle foto fatte con il tappo davanti all'obiettivo a un tempo di scatto molto veloce, quindi un 8 millesimo di secondo, alla stessa sensibilità della ripresa. In pratica, sommando questi file qua, quello che ne esce non è un fotogramma completamente nero, ma è un fotogramma che contiene un po' l'impronta del sensore, ovvero le piccole differenze di sensibilità dei vari pixel. Sottraendo questa impronta del sensore riusciamo a pulire in maniera molto semplice l'immagine e quindi ridurre la sensazione di rumore nella foto finale. Però, avendo comunque già anche 170 e oltre immagini della galassia, già la somma, la media di queste foto porta alla soppressione quasi totale del rumore.
eccoli, e ovviamente affinché i bias siano efficaci devono essere in gran numero, almeno 100, nel nostro caso ne abbiamo caricate oltre 200. Fatto questo, vado a indicare al programma di conversione che si tratta di immagini a colori. Ho già selezionato la cartella in cui salvare il tutto e a questo punto posso far partire il programma. Lui mi avverte che non ci sono dark frame nemmeno flat field, però non è un problema adesso perché vogliamo ottenere una foto davvero con la massima semplicità, quindi abbiamo già messo i bias e ci accontentiamo di questo. Gli dico di continuare e adesso lui inizia a lavorare su tutti i file. Ci metterà un bel po' di tempo, anche qualche ora, pur avendo un computer abbastanza potente, perché i file sono davvero tanti, sono file da 36 milioni di pixel ognuno e quindi è una mole di dati davvero imponente. Ci vediamo tra un pochino, lasciamo lavorare tutto. Eccoci dopo la lavorazione, importiamo il file finale che ha registrato il programma. Come vediamo è composto da tre file, ma quello che ci interesserà a noi sarà solo questo. Il primo lo possiamo chiudere direttamente. Questo è interessante perché ogni tanto andavo a controllare l'inquadratura, se il fuoco era corretto, e quindi spostavo anche leggermente l'inquadratura, avendo poi un 500 mm basta davvero poco. Qua mi fa vedere in maniera evidente le parti che sono sovrapponibili, quindi quello che possiamo fare adesso noi è ritagliare la parte, quella dove tutti i fotogrammi sono sovrapposti. Quindi andrò su Geometry, vado a indicare il rettangolo dove tutti i fotogrammi sono sovrapposti e poi applico questo ritaglio a quello che è la nostra immagine finale, che è questa. Così taglio già le parti che non si sono sovrapposte. Ora questo posso chiuderlo, così come questo. L'immagine è nera, in realtà è nera perché non è stata ancora lineare, non è ancora stata sviluppata, quindi possiamo avere un'anticipazione di quello che sarà andando a esaltare le curve. Ecco, questa è la nostra immagine, già molto interessante, molto verde, c'è ancora da calibrare i colori e tutto, si vede la vignettatura, ma non è un grosso problema. Quindi togliamo subito tutto questo verde, andiamo a indicargli una parte del fondo cielo e poi andiamo in background neutralization, indichiamo questa parte, la preview, come fondo cielo e facciamo lavorare il programma. E applichiamo lo stretching ed ecco qua la nostra immagine, ancora un po' verdina, però il verde tanto lo togliamo successivamente. Già si notano le bande oscure sulla galassia, quindi buono, c'è tutta questa vignettatura. Siccome è una parte del fotogramma che non ci interessa, possiamo ritagliarlo ulteriormente, quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Ecco, rifacciamo uno stretching e vediamo che man mano esce sempre di più la galassia. Possiamo poi provare a togliere la vignettatura usando l'Automatic Background Extractor, l'ABE. Diciamo di fare una divisione e di normalizzarlo. Banalmente gli applichiamo questa funzione e vediamo un po' cosa si ottiene. Lui andrà ad analizzare l'immagine e cercherà di togliere la vignettatura. Questa è la vignettatura che lui ha individuato e questa è l'immagine che ha restituito. Chiaramente si vede anche di più la polvere, però anche le parti esterne della galassia sono molto più evidenti. Queste parti scure non sono drammatiche, le possiamo lavorare dopo. Direi che ha fatto un ottimo lavoro, quindi rispetto al file di partenza possiamo buttarlo e continuare su questo qua nuovo. C'è tutto questo verde lo possiamo togliere con la funzione SCNR, l'applichiamo ed ecco che abbiamo tolto
anche tutto l'eccesso di verde. Questa è della polvere sul sensore che viene evidenziata non avendo fatto i flat, però vediamo come già la galassia inizia a essere molto più evidente. Possiamo dargli ancora una calibrazione del cielo. In questo modo portiamo i colori, i contrasti, in visualizzazione un po' più efficienti. Ecco qua, direi che va già molto bene. Adesso quello che bisogna fare in realtà è sviluppare digitalmente, perché l'immagine in realtà è ancora così. Quindi quello che possiamo fare è prendere, tra le tante funzioni che ha PixInsight, a me piace in particolar modo Masked Stretch. Gli do 200-300 interazioni e gli indico ancora una volta la preview del cielo, in modo da che il programma capisca qual è il fondo cielo per autocalibrarsi. Questo è un processo abbastanza lungo, infatti nella console adesso vedremo qua sotto i tempi. Lo facciamo partire 0%, dobbiamo aspettare che arrivi al 100%, quindi lo lasciamo. Adesso accelero il tutto per velocizzare il video. Ecco fatto, abbiamo la nostra foto sviluppata, vediamo già il notevole dettaglio dell'immagine, questo lo possiamo nascondere. Quello che si nota però è che i colori sono un pochino deboli, quindi dobbiamo pompare un pochino la saturazione dei colori, se no l'immagine sembra quasi in bianco e nero. La questione è che se io aumento banalmente la saturazione, anche il fondo cielo prenderà qualche intonazione brutta. Quindi quello che posso fare è prima duplicare la mia immagine in bianco e nero, che userò poi come maschera, in modo da saturare solo le parti luminose della mia immagine. Ecco, questa è la mia immagine in luminanza, cioè in bianco e nero. Ovviamente la parte del cielo non è nera, quindi è grigia. Dovrò, lavorando su l'istogramma, renderla nera. Facciamo un'anteprima, eccola qua. Questa è l'anteprima delle modifiche che andrò a fare, quindi vado a scurire molto in modo da avere il fondo cielo completamente nero, e allargo un po' le parti luminose, che saranno le parti su cui poi la saturazione potrà intervenire. Direi che così va bene. Quindi applico la modifica, non mi serve più. Quindi io adesso ho la mia immagine a colori e l'immagine in bianco e nero molto contrastata. Applico l'immagine in bianco e nero come se fosse una maschera, esattamente come in Photoshop. Ovviamente così è un po' brutto da vedere, quindi posso andare in maschera e nascondere la maschera, ma la maschera rimane attiva, lo noto da questa striscia che è arancione marrone. Quello che posso fare adesso, magari vado a zoomare un pochino così vedrò meglio i colori man mano che faccio le modifiche, e andare a lavorare sulle curve, eccole qua, curve transformation, e vado a lavorare sulla saturazione. Modifico la curva della saturazione e la applico. Una prima volta, se non basta, anche se già un po' i colori iniziano ad essere più interessanti, l'applico una seconda volta. Ora vedo che le stelle iniziano ad essere ben più colorate, sono quelle azzurre, quelle arancio, e
e quindi la mia immagine è diventata un pochino più interessante. Stiamo parlando sempre di una foto realizzata con un obiettivo da 50 euro, attenzione. Fatto questo, tutto quello che c'era da fare in PixInsight direi che l'abbiamo fatto. Adesso possiamo fare le ultime regolazioni in Photoshop, quindi curve, contrasti, cose di questo tipo e magari gli ultimi ritagli. Quindi vado a salvarla. Mi avverte che un TIFF non può contenere tutte le informazioni di questi file, ma a me va bene perché tanto è la parte finale. Lo salvo a 16 bit, qua volendoli potrei già mettere alla descrizione dell'immagine, ma adesso non mi interessa, e gli dico ok. Ecco fatto. Ora facciamo il passaggio finale in Photoshop. Eccoci in Photoshop. Allora, quello che possiamo fare è rimuovere innanzitutto questi angoli scuri. Come fare? Allora, posso andare a campionare col contagocce questo colore. Poi, una volta che l'ho campionato tutto, CTRL A, seleziono tutto, CTRL C, copio la mia immagine, CTRL N, creo una nuova immagine. Me la crea già con la stessa dimensione di quella che ho appena copiato, quindi 5544 punti per 3384. Creo, gli butto dentro il colore che ho campionato del fondo cielo col secchiello e poi, per non renderlo finto, gli do un po' di disturbo, aggiungi disturbo, 1,83 va bene. A questo punto CTRL A, seleziono tutto questo, CTRL C, copio tutto questo, torno sulla mia immagine e faccio CTRL V. Ovviamente l'immagine non è scomparsa, vediamo qua dei livelli che ho il livello sopra con questo sfondo e sotto sulla mia immagine. Quello che farò sarà modificare la modalità di fusione. Faccio colore più chiaro. Facendo colore più chiaro, tutte le parti più scure del colore campionato diventano dello stesso colore, quindi vediamo prima e dopo, soprattutto l'angolo qua in alto a sinistra diventa tutto uniforme e mi sparisce anche un po' la polvere, le macchie scure della polvere, senza modificare però tutto il resto dell'immagine. Un metodo semplice ma molto efficace. Una volta che l'ho fatto posso unire i livelli. Poi, così, a me non piace Andromeda perché ha testa in giù, quindi andrò a ruotare l'immagine a 180 gradi, piace di più in quest'altra maniera. Poi posso regolare un pochino le curve. Ecco fatto. Posso andare correzione colore selettiva, vi pompo ancora un pochino i colori, quindi nei rossi gli tolgo il ciano, gli do il giallo e una punta di magenta, nel giallo aumento molto il giallo, nel verde lo tolgo, quindi gli do massimo magenta e tolgo il ciano e il giallo, e poi gli do anche un pochino di blu e di ciano. Ecco qua, vedete che ora anche le stelle sono decisamente più colorate. Ora, senza tediarvi all'infinito, diciamo che quello che conta è il risultato finale. Il risultato finale che è questo. Qui ho corretto ancora un po' il bilanciamento cromatico, quindi adesso lo sfondo è più uniforme, ho gestito un po' i contrasti, ho saturato un pochino i colori. Questo è il risultato. Cosa possiamo vedere? Che è una bella foto, ma soprattutto che l'abbiamo ottenuto con tutta la strumentazione che abbiamo appena visto. Ah, se qualcuno volesse vedere com'era il singolo fotogramma e com'è il risultato finale, questo è un confronto. E questo è un confronto allo stesso ingrandimento, siamo al 25% e 25% per entrambe. Quindi vuol dire che tutta questa parte qua della galassia
quasi non si vedeva nel singolo fotogramma, si vedeva proprio solo il nucleo. Questa, infatti, è quest'altra galassietta qua vicino. Se andiamo a zoomare, andiamo, non so, al 50% di zoom, ecco ancora una volta come si vede la differenza tra un singolo fotogramma di 30 secondi e la somma di 174 fotogrammi da 30 secondi. Qua abbiamo la stessa più o meno inquadratura, questa galassietta è questa stella qua è questa qui, questa qua rossa e questa qua rossiccia, quest'altra qui è questa qua vicino al nucleo, questa qua sotto, queste quattro stelline qua sono queste quattro stelle qua, e qua penso sia evidentissimo proprio la differenza anche sul rumore. Quindi chi ha paura a scattare a 3200 ISO perché c'è tutto questo rumore, quando ne sommo tanti tutto quel rumore sparisce. Quindi il concetto di non devo usare una sensibilità elevata perché altrimenti poi ho tanto rumore, in astrofotografia questa cosa non è vera, perché poi io ne sommo tante e quindi poi il rumore sparisce. Ecco qua. E con questo è davvero tutto. Ciao!